Buongiorno, diamo il benvenuto oggi a questo angolo del palio che Legnano News dedica al mondo del palio di Legnano al professor Alessio Francesco Mairinoni Palmieri. Il nostro amico Alessio l'abbiamo chiamato, l'abbiamo convocato perché abbiamo una percezione che è sbagliata, diciamo subito che è sbagliata, cioè quello che l'aspetto culturale, storico, la ricostruzione del costume causa la pandemia, sia stato messo in un cassetto e sia ancora lì in un cassetto, non sia stato più tolto. In un incontro che abbiamo avuto con Alessio, Alessio ci dice: no, guarda che non è proprio così. La realtà, la verità è un'altra. Qual è questa realtà, Alessio? Allora, innanzitutto grazie Marco e grazie Legnano News per questo invito e per poter fare questa chiacchierata. È opportuno fare una premessa. La percezione che noi abbiamo del mondo della cultura è ovviamente determinata da quelli che sono stati i DPCM che hanno visto coinvolti tutto il mondo cultura che va dai cinema, teatri, musei, archivi, biblioteche, dove tutto giustamente è stato temporaneamente sospeso in termini di attività proprio per questioni di sicurezza e anche per questioni che riguardano la sanificazione degli oggetti che poi uno deve manipolare, che va dal libro, al tessuto, quello che può essere. Quindi di conseguenza anche il mondo del palio ha subito un arresto, ma un arresto formale. In che senso formale? Nel senso che fisicamente non c'è stata la possibilità di ritrovarsi all'interno delle contrade, di svolgere l'attività ordinaria secondo i canoni consueti della Commissione Permanente dei Costumi. Tuttavia l'attività è continuato ad esistere. In particolar modo le contrade hanno continuato a lavorare, tutte stanno lavorando, tutte stanno continuando a seguire i progetti che sono stati presentati prima della sospensione durante il primo lockdown, ma a maggior ragione sta continuando anche tutta un'attività di ricerca, studio e collaborazione con diverse realtà. A parte la collaborazione siglata con la Fondazione Arte della Seta Alisio di Firenze, abbiamo anche una nuova collaborazione che quest'anno è stata attivata in forma di attività sperimentale con l'Università della Bicocca, con il corso in Scienze del Turismo, con la professoressa Rita Capurro, dove gli studenti della Bicocca hanno lavorato su un progetto laboratoriale legato proprio alla comunicazione e all'organizzazione di percorsi turistici, muovendo proprio dall'esperienza Palio di Legnano. Oltre a questo, anche grazie al Master in Public History dell'Università Statale di Milano, con il professor Paolo Grillo, il Palio di Legnano è stato oggetto anche di un'esamina accademica proprio sulla funzione degli storici, coloro che studiano storia e che vogliono fare la professione dello storico, all'interno di contesti molto particolari come sono appunto quelli delle manifestazioni storiche. Tutto questo interesse nasce perché, se non ricordo male, il 20 settembre 2020, una data del 20 al 24, il Parlamento italiano ha ratificato un documento molto importante che è la Convenzione di Faro, quindi una convenzione UNESCO, ratificata già dalla Comunità Europea, per la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale. All'interno di questo mondo e di questa complessa determina di legge, il Palio di Legnano risulta essere un esempio principe perché abbiamo l'aspetto materiale, cioè tutti gli oggetti che noi vediamo nella sfilata storica che sono conservati nei manieri, oltre a tutto il patrimonio materiale che è determinato da canti, tradizioni, riti e tutto quello che noi viviamo ogni anno. Detto ciò, l'attività continua, le contrade stanno lavorando, stanno continuando a fare ricerca, a ragionare su cosa proporre in commissione costumi. La commissione costumi sta lavorando non in presenza come è stato fatto negli anni prima della pandemia, ovviamente, per ovvie ragioni anche determinate appunto dai DPCM, ma c'è uno stare vicini e un continuare a lavorare insieme alle contrade. Da 15 giorni più o meno verrà organizzata una commissione costumi, spero in presenza, sempre stando a quante sono le norme sanitarie, per cercare un po' di ritrovarci tutti quanti assieme. Perché come il Palio, ma anche e soprattutto la commissione costumi, vive sullo stare assieme, sul fare le cose assieme. E il confronto, benché sia stato anche sperimentato in altre forme, il confronto è fondamentale in presenza. Senti, è un giudizio adesso un po' difficile da fare, anche perché il Comitato Palio deciderà questa sera le modalità, se fare il palio con quale modalità. Però
con tutto questo lavoro che c'è alle spalle delle contrade del mondo del palio. Ecco, è un po' riduttivo ridurre quindi la sfilata a poche persone, dovesse succedere questo. Non è una critica, non è una polemica, e mi sembra proprio un dato di fatto, Alessio, o sbaglio? Ovviamente è una lacuna che il palio poi dovrà in qualche modo cercare di recuperare e colmare. C'è da dire che non si può, come già stato anche detto dal maestro, da sindaco, assessore, il palio, come viene detto tante volte anche in ambito accademico, è l'unione di più momenti. Il palio non è solamente la corsa, e questo oramai la prima. Noi siamo andati in televisione, io da 20 anni con te negli ultimi 3 anni, a raccontare proprio questo, cioè che il valore aggiunto del nostro palio, certo, è proprio l'aspetto sia storico che anche la ricostruzione, certo, del costume. Quindi è quello che stai dicendo tu adesso. Certo, esattamente. Cioè non esiste il palio di per sé senza una serie di momenti precedenti che sono sia comunitari, aggregativi, ma anche performativi, ovvero la messa in scena della sfilata storica, che è un momento che, ricordo, non è solo dei contradaioli, ma è un momento aperto a tutta la città e a tutti coloro che non sono parte attiva o proattiva all'interno di una contrada. Il fatto che ti sia stata affiancata, adesso mi spiegherai tu bene, come assistente, un termine molto discreto, ma la professoressa Carla Marinoni è la tua collaboratrice, la tua prima collaboratrice, è un segnale anche questo che viene dato alla commissione di un certo rilievo nel mondo del palio, o sbaglio? L'ho letta anch'io in questo modo, sono tra l'altro molto contento che la professoressa Carla Marinoni abbia avuto questo incarico da parte del Comitato Palio, in particolar modo perché già la professoressa Carmelloni sta lavorando su alcuni progetti specifici all'interno della Commissione Costumi, e in particolar modo lei si sta occupando della riflessione in merito all'organizzazione, cura e tutela di quelli che saranno gli archivi del Palio di Legnano. Mi sembra inutile e riduttivo riassumere in due parole quello che è il importante curriculum della professoressa, però vorrei comunque sottolineare il suo grande expertise, oltre che la sua formazione accademica, le pubblicazioni, ma tutto il lavoro che lei ha fatto nella sua lunga carriera proprio in merito alla tutela dell'archivio documentario, fotografico e tutte le forme di archivio. Tu sei un docente universitario anche a contratto, va bene, anche a livello internazionale, ecco. Tu porti il palio quindi anche all'estero? Cioè, mi spiego, cioè quando tu parli nelle tue lezioni e parli di ricostruzione del costume, di storia, riesci a buttare dentro anche il palio di Legnano in questo contesto? Allora, il palio di Legnano è sicuramente un esempio principe per quanto si parla di ricostruzione storica. Giusto appunto il 10 di giugno parteciperò online ovviamente a un convegno a Göteborg proprio dedicato al problema della ricostruzione storica e presentando il caso di studio di Legnano, l'unicità, come ho anche raccontato settimana scorsa in statale, della manifestazione storica legnanese è dettata da cosa? Non dalla semplice evoluzione del concetto di ricostruire un abito storico, della riflessione sul dato storico, ma in Legnano abbiamo una duplice valenza. Da un lato abbiamo la continuità di quella che è l'evoluzione storica del vestire, che ricordo parte dal 1876 e non dagli anni 30, che sono gli statuti del palio, un momento storico che accomuna tutte le manifestazioni storiche italiane, quindi noi partiamo dal 1876 con l'evoluzione di ricerca, ma dall'altro lato abbiamo anche l'evoluzione del concetto di immaginario, quindi abbiamo due binari paralleli che corrono. Mentre alcune manifestazioni storiche fissano un momento preciso nel loro immaginario, che sia l'abito inventato in base allo storicismo degli anni 30 del Novecento o antecedente, oppure ha un'immagine molto romantica, tra virgolette ovviamente, di un momento storico, che sia il 400, il 500, l'800, quello che è legato. Detto ciò, Legnano lavora su questo doppio binario, quindi si discosta totalmente da tutte le manifestazioni storiche che voi vedete in Italia, e vi dirò di più, che vedete anche all'estero, perché se prendiamo un esempio molto simile e anche vicino in termini cronologici, che è la battaglia di Hastings in Inghilterra, dove, parentesi, è tutto patrocinato e sostenuto da English Heritage, che sarebbe l'equivalente del Ministero della Cultura italiana, ecco, loro hanno abbandonato il concetto di tradizione e immaginario comune rispetto a un'epoca storica per muoversi soltanto sulla ricostruzione filologica,
anche qui poi sul filologico si potrebbe aprire un capitolo entrando in argomenti quasi universitari. Senti, quindi dobbiamo fare il tifo per due cose stasera, che ci sia il palio e che ci sia un palio, e qui non credo che dipenda tanto dalla nostra organizzazione, ma dall'allentamento delle restrizioni, un palio che comprenda anche una sfilata che dia, ecco, valore a questo lavoro che state facendo voi. Esatto, poi anche per rendere il tutto sempre più vicino bisogna sempre ricordarsi che ogni azione deve anche tener presente dell'altro. Quindi se si fa un qualcosa, che questo qualcosa che io vado a fare sia comunque rispettoso. Quindi il mantenimento di quelli che sono i canoni e i principi di sicurezza sanitari ovviamente devono essere un must. Tu stai dicendo, se dobbiamo fare qualcosa di minore meglio non farlo, una cosa di questo genere, insomma. Non ci sbilanciamo anche noi come si stanno sbilanciando le nostre autorità. Benissimo. Alessio, io ti ringrazio, se devi aggiungere qualcosa con piacere, sai bene che noi abbiamo sempre questa predisposizione per questo aspetto del storico, culturale e del legato al mondo del costume. Vediamo un po' cosa decidono stasera i nostri magistrati, il nostro comitato palio, e poi insomma ci sentiamo sempre per attivarci e tenere i nostri lettori, i nostri contradaioli, i nostri amici che ci seguono informati su quello che succede proprio su questo punto di vista. Mi permetto di sfruttare questa occasione perché è una delle attività già approvate e promosse dal Comitato Paglio, sarà un laboratorio dedicato alla pandemia. Quindi un laboratorio dove si cercherà di raccontare che cos'è la pandemia, cos'è stata la pandemia all'interno del mondo delle contrade, ma non è un'attività rivolta solo alle contrade, è parte dalle contrade, ma è aperta a tutta la cittadinanza, perché l'obiettivo della Commissione Costumi in questi anni è quello di rendere sempre più persone partecipi e corresponsabili di quello che è il patrimonio storico espresso dal Palio di Legnano. Quindi appena ci saranno le date definitive sarà mia premura fartelo sapere. Io ringrazio per questo pensiero conclusivo del professor Alessio Francesco Palmieri Marinoni, che lo inviteremo ancora, seguiteci tutti, perché questo aspetto del mondo del palio, ripeto, è fondamentale, perché noi continuiamo a restare al vertice di questa piramide dei pali italiani. Ciao a tutti!